Ciao ragazzi, sono Anita di Kiva International. Noi ci occupiamo spessissimo di colloqui di lavoro all'estero. Infatti, aiutiamo anche i ragazzi a prepararsi proprio sul curriculum, la cover letter, il colloquio di lavoro. Oggi però mi sento di darvi tre consigli su come poter reagire al meglio ad un colloquio di lavoro che è andato male. Personalmente ho lavorato con molti ragazzi, anche giovani, che hanno fatto parecchi colloqui di lavoro e alcuni di questi non sono andati troppo bene. Per cui mi sento di darvi questi tre consigli che spero vi possano essere utili per migliorare il vostro prossimo colloquio di lavoro. Il primo consiglio che mi sento di darvi oggi è rifatevi dare un feedback. Molto spesso i recruiter vi diranno che hanno trovato un candidato con delle caratteristiche migliori delle vostre, molto più preparato, ma il 90% delle volte non è così. Probabilmente qualcosa è andato storto magari durante il colloquio di lavoro. Quindi il mio consiglio è quello di scrivervi ogni volta che andate a fare un colloquio di lavoro, scrivervi su un foglio le domande che vi hanno fatto e le vostre risposte. In questo caso riuscirete in qualche modo ad incrociare tutti i dati che avete durante tutti i colloqui che avete fatto e poi cercare di analizzarli e capire effettivamente dove potete migliorare, che cosa potete dire di diverso rispetto a quello che avete detto le volte precedenti, perché probabilmente c'è qualcosa di sbagliato in quello che dite o come lo dite. Quindi il modo migliore per farvi dare un feedback sincero è, se il feedback vi viene dato tramite mail, scrivere una mail di risposta al selezionatore ringraziandolo, comunque di avervi fatto sapere che la posizione è già stata occupata, e che cosa però potete fare di differente, di diverso per la prossima volta, oppure magari addirittura proporvi per un altro tipo di occupazione. Sempre all'interno dell'azienda, oppure far sapere al selezionatore che se avranno nel futuro un altro tipo di posizione aperta, di contattarvi senza problemi. Il secondo consiglio che vi posso dare oggi è quello di non prendervela se ovviamente ricevete una risposta negativa. Non è la fine del mondo, tutti noi ci siamo passati, a volte bisogna mandare la bellezza di 100 o 200 curriculum prima di ricevere una risposta positiva, ma dal colloquio che avete fatto comunque state imparando qualcosa, state imparando a sostenere dei colloqui che possono essere sempre migliori e che comunque vi aiutano a migliorare alcune delle vostre skills. Per cui una cosa che assolutamente ho visto che può essere succeda e è successo anche a me in azienda è la risposta abbastanza aggressiva e negativa da parte di un candidato che non è stato selezionato. Mi è capitato di vedere delle mail con scritto grazie di avermi fatto perdere tempo. Bene, questo non fatelo mai perché non sapete, non potete controllare le opportunità che vi potrebbero venire offerte nel futuro, per cui potrebbe essere che un giorno riconterete quel manager o quel recruiter oppure quell'azienda che vi potrebbe offrire invece un bellissimo posto di lavoro, magari anche più avanti nel tempo, dopo 10 anni, 20 anni. Quindi mi raccomando, non inviate mai questo tipo di mail perché non sono assolutamente delle mail che vi porteranno a qualcosa, anzi, credetemi che non si sa mai dove le opportunità potrebbero arrivare. Siete sempre la migliore versione di voi stessi e pensate, questa è un'email che vorrei ricevere e che magari verrà inviata a altri manager e ad altre persone, magari capi più alti in azienda? Certamente no, per cui mi raccomando non inviate questo tipo di mail perché sono completamente controproduttive. L'ultimo consiglio di oggi è quello di rimanere e stare positivi, quindi mi raccomando, quando ricevete una risposta negativa per un lavoro a cui tenevate molto, so che è difficile, ma cercate di non buttarvi giù, quindi fate delle cose che vi possono far star bene, state con amici, parenti, guardatevi un bel film, in modo che questo vi permetta di tenere il livello di energia molto alto, ma altrettanto la positività, che credetemi, credere in se stessi è una delle componenti fondamentali quando si va all'interno di un posto di lavoro per un colloquio. Per cui mi raccomando, credere in voi stessi fa anche rassicurare anche la persona che avete davanti e fa capire loro che siete delle persone con un certo tipo di motivazione. La cosa migliore da fare non è reagire a freddo a questa risposta negativa, bensì aspettare
magari attendere di essere in un mood, quindi comunque in uno stato d'animo positivo, e poi cercare di ritornare indietro sui passi appena fatti. Quindi magari cercate di ricostruire questo colloquio di lavoro, come è andato, che cosa avete sbagliato, in che cosa secondo voi siete state carenti, quindi quali tipi di skills o competenze vi hanno richiesto e che voi non avevate o comunque non siete riusciti ad esprimere al meglio. In questo modo potrete, come vi dicevo prima, rielaborare la cosa e andare a colmare tutte quelle lacune che sono venute fuori durante i colloqui. Per questo che vi dicevo, è molto importante fare molti colloqui di lavoro, perché questo vi aiuta a correggere il tiro. Bene, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, potete mettere un like qui sotto e condividerlo con i vostri amici che magari stanno cercando lavoro e che per qualche motivo non riescono a trovarlo. Comunque ricevo sempre risposte negative. Inoltre potete seguirci su tutti i social media come Facebook, LinkedIn e Twitter. Sul canale di Kiva International troverete moltissimi altri video che spero vi possano interessare, per cui magari fate subscribe qui sotto e al prossimo video. Ciao!